Ciao a tutti. Dunque, per rimediare al pasticcio della live streaming venuta praticamente malissimo, ripropongo l'attività relativa al caricamento del geopackage e come è possibile gestire un geopackage. Allora, partiamo dal presupposto del perché è interessante poter apprezzare e apprendere l'utilizzo del geopackage. Quello che vedete qui praticamente è uno shapefile del censimento della Campania, censimento Istat del 2011. Se andiamo a vedere nella cartella che contiene questo shape, possiamo vedere che, come ben sappiamo, è composto da una moltitudine di file e il problema principale sta nel fatto che, essendo tanti, nel momento in cui qualcuno dovesse chiederci di ricevere questo shapefile, può capitare che, soprattutto se si è alle prime armi, non si invii tutto il pacchetto di file, ma soltanto il file formato shape. È con l'estensione .shape, .shp. È un errore abbastanza consueto, che però può essere tranquillamente aggirato nel momento in cui si dovesse passare all'utilizzo del formato JPEG. Dunque, andiamo a vedere come è possibile quindi salvare uno shapefile in formato JPEG. Andiamo a cliccare con il destro su Esporta. Nel menu a tendina del formato scegliamo JPEG. Andiamo quindi a scegliere dove vogliamo andare a salvare questo JPEG. Vediamo un po' se ritrovo la cartella. Eccola qui. E lo chiamiamo censimento. A questo punto possiamo cliccare su OK. Il dato è stato salvato ed esportato. Andiamo a vedere nella cartella il file in formato JPEG correttamente creato. È un unico file. Questi due file associati sono presenti perché in questo momento il file è aperto, quindi sta venendo gestito all'interno di QGIS. Se lo elimino, come si può vedere, quei file temporanei che erano presenti spariscono e resta solo file in formato JPEG. Quindi questo JPEG, a differenza dello shapefile, se deve essere inviato a qualcuno, semplicemente un unico file comodo per l'invio, anziché tutta questa caterva di file annessi. Altra cosa interessante è la gestione delle tematizzazioni. Lo shapefile, per gestire le tematizzazioni, necessita della creazione di un ulteriore file annesso. Ad esempio, se io ora vado a creare semplicemente una tematizzazione, una completa relativa alla distribuzione della popolazione, se voglio andare poi a esportare, a salvarmi questo stile, o come QML o come SLD, ad esempio. Qui. Ho generato un ulteriore file da inserire e poi quindi trasmettere a chi eventualmente mi abbia chiesto questo shape relativo al censimento della regione Campania. Mentre per quanto riguarda invece la gestione delle tematizzazioni per il JPEG, la cosa è molto molto più semplice ed immediata, perché nel momento in cui io ho a disposizione un file delle tematizzazioni, andiamo a far visualizzare il dato. Dicevo, nel momento in cui abbiamo quindi questo nostro file delle tematizzazioni, possiamo andarlo a
inserire tra, diciamo, i file che vengono gestiti all'interno del JPackage, perché in pratica il JPackage è, come sappiamo, un data container SQL, quindi è un piccolo database SQL. E come possiamo fare per fare in modo che anche questo tipo di informazione venga inserita all'interno del JPackage? Basta semplicemente andare a salvare come default all'interno del database la nostra tematizzazione, se in questo caso abbiamo un solo vettore all'interno del nostro JPackage, oppure possiamo andare a salvare lo stile sempre all'interno del JPackage, vedete qui c'è scritto, andando ad assegnare un nome specifico nel caso in cui all'interno di questo JPackage avessimo più di un vettore. Quindi ora l'informazione è salvata all'interno del JPackage stesso e se lo vado ad eliminare e lo ricarico, avremo il nostro JPackage già tematizzato perché si sta appunto richiamando l'informazione della tematizzazione salvata all'interno del database stesso. Nel frattempo che carica, eccolo qui, appunto, tematizzato come lo shape da cui abbiamo generato il file delle tematizzazioni. Come possiamo sempre vedere, qui il JPackage è sempre unico, questi sono i soliti file temporanei che spariranno nel momento in cui andiamo a sganciarci dall'utilizzo del JPackage in sé. Un altro modo per gestire un JPackage appunto è quello di andarlo a creare. Si crea in una maniera molto molto semplice e banale. Qui in QGIS c'è New JPackage. Gli assegniamo un nome, ad esempio editing, ad esempio facciamo che disegni un poligono, tutte le altre impostazioni relative ai filtri le lascio così come sono, sorvolo perché non mi interessa fare un video apposito su questo tipo di cose che sono molto ben conosciute da chi insomma, utilizza il GIS in generale e non è alle prime armi. A questo punto possiamo attivare una sessione di editing e ad esempio creare un poligono. Ne creiamo un altro. Sessione di editing interrotta e a questo punto abbiamo creato un JPackage con all'interno dei poligoni che magari possono tornarci utili per le nostre attività lavorative. Quindi se andiamo a eliminare il JPackage, andiamo ad aprire. Come vedete, nel momento in cui si apre un JPackage, c'è questa specie di vista a cartelle con questo è il simbolo proprio del database e vengono mostrate all'interno del JPackage tutte le utility, quindi tutti i vettori che sono contenuti al suo interno. In questo caso ne ho soltanto uno, che è appunto quello di editing che ho appena creato. Se ora vado invece a esportare questo vettore in censimento, stavo per compiere un errore abbastanza importante. Stavo praticamente sovrascrivendo il vettore censimento contenuto nel JPackage censimento. Vabbè. Bisogna fare attenzione con i nomi. Di editing. Ok. Se elimino ora il file, ecco qui che in censimento JPackage, oltre a esserci il censimento della campagna, c'è anche il vettore che abbiamo appena creato. Dunque, questo è tutto. Alla prossima.